Buonasera, ciao a tutti, io sono Elisa e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Mi vedete in condizioni pessime perché sto un po' male e mi è venuto anche il ciclo oggi, quindi vabbè, è andata così, insomma, ragazzi, in qualche giorno doveva pur venire, no? Cioè, oggi, domani è la stessa cosa, vabbè. Ridiamo per non piangere, ok. E niente, quindi in questi giorni sto un po' così così, nel senso che non mi va di fare niente e nello stesso tempo faccio un milione di cose allo stesso minuto e non riesco a concentrarmi su nessuna cosa nello specifico. Ora sono nel letto e praticamente il video di oggi sarà... Vabbè, non guardate i capelli, per favore, abbiamo già parlato di questa cosa. E il video di oggi sarà un video in cui praticamente adesso io metto a posto tutta la stanza perché sto facendo il video, capito? E quindi voglio fare bella figura con i miei followers. Cioè, io non ce la faccio, però già che mi sono alzata dal letto, anche in modo facile, e mo metto a posto i capelli. Allora, prima di cominciare vi faccio vedere le condizioni della stanza, così poi possiamo fare un prima e un dopo. Allora, abbiamo qua i vestiti appoggiati giustamente sulla tastiera, la giacca, delle scarpe che devo buttare perché sono rotte, vabbè, però non ho il coraggio di buttare perché mi piacciono troppo. Un microfono e boh, delle cose, il computer, questo che cavolo è? Ah, è un fazzoletto. Vabbè. Poi qua c'è uno specchio. Mamma mia, che brutta. Vabbè, i vestiti da piegare e qua sistemare le cose. Ok, ragazzi, non fate caso alla luce e neanche ai miei capelli. Vabbè, dopo pensiamo anche a pettinare i capelli, eh. È proprio un periodo in cui dico che, cioè, tutto quello che faccio fa schifo, capito? Cioè, lo sento proprio. Adesso pieghiamo i vestiti. Ok, ragazzi, dai. Cioè, non riesco a stare senza fare niente, ma nello stesso tempo tutto quello che faccio fa schifo. E quindi non so proprio che fare, perché se faccio le cose fanno schifo, se non faccio le cose mi sento male. Mamma mia, sto piegando i vestiti malissimo. Che palle. Questo devo metterlo su. Poi, la mia cravatta. Ecco, appena caduta per terra. Questo è il mio gilet. Poi, sto qui sotto, eh. Sto raccogliendo le cose. Però stavo pensando che per essere il primo giorno di ciclo è anche buona, cioè sto anche abbastanza bene. Vi ho messo la lucetta così mi vedete bene. Ora, tanto non ci vedo niente comunque, per cui non servono a niente. Adesso vi faccio vedere, facciamo l'unboxing delle medicine nuove che mi sono arrivate, ragazzi. Che bello! Alla fine stavo pensando che anche se non riesco a fare le cose perfettamente come le faccio di solito, va bene comunque, perché l'importante è fare le cose, ragazzi. Allora, siete curiosi? Anch'io? Allora, poi vi faccio vedere tutto l'unboxing di tutte le medicine che prendo. Guardate! No, vabbè, abbiamo Rexulti di 1 mg e Rexulti di 2 mg, perché farò il passaggio da 1 a 2. Questa è la nuova medicina che prenderò. Sono emozionata. Poi guardate. Abbiamo Carbolithium da 300, Carbolithium da 150, perché devo fare il passaggio. Cioè no, non devo fare nessun passaggio. Devo prendere due da 300 e uno da 150. Vabbè, una marea di medicine. E poi il Tolet e Olanzapina, che questa è la medicina che stiamo calando perché è la medicina fantastica che mi fa ingrassare. E possiamo mettere tutto a posto. Questa è la scatolina delle medicine. E adesso vi metto qua. Ecco,
così mi vedete bene e sistemiamo tutte le cose. Allora, togliamo il caricabatterie del computer e lo mettiamo nella borsa. A me mi sta anche scocciando fare questo video adesso, perché poi lo so che quando lo monterò io dirò: ah, vabbè, che schifo questo video, fa schifo, eccetera, eccetera. Vediamo quanti soldi mi sono rimasti. 10 euro! Poi, questi sono i miei giochini. Guardate che belli. Questo è tipo un antistress, questo è un peluscetto, poi abbiamo un questo qua che è antistress, insomma un botto di cose. Questo è un altro mio giochino, bellissimo, ve lo consiglio. E infine abbiamo questo che mi ha regalato la persona, la mia partner. Bellissimo. Ok, poi qua che abbiamo gli scontrini della farmacia. Le cuffie le mettiamo a posto perché non mi sembra che io stia sentendo musica adesso. Vabbè. Fazzoletto lo buttiamo. Questo è il libro che sto leggendo adesso. È bello, ve lo consiglio, proprio bello. Questo è un braccialetto che probabilmente butterò al secchio, l'ho fatto io, ma non mi piace. Andiamo via. Poi questo lo mettiamo qua, il microfono lo metto qua, lì, poi questo è un libro da mettere a posto, qua abbiamo un paio di quaderni per scrivere ispirazioni, idee e lo mettiamo qua. Allora la scrivania è pulita, è sistemata, guardate che bella. Sono molto fiera di questo lavoro, ma non molto fiera della mia faccia. Oh, mamma mia. Stavo per cacciare un rutto che, vabbè. Ok, mettiamolo qua. Bello. Poi leviamo il peluche perché devo sistemare il letto. Sistemiamo la coperta. Oddio, stavo cadendo. Oddio, stavo cadendo, che paura. Leviamo la coperta, ragazzi. Mi sentite? Prova, prova. Cioè, ecco qua, piegata perfettamente. E poi ci mettiamo i peluche qua ordinati. Questo. Vi faccio vedere i miei peluche. Allora, questo me l'ha regalato la mia partner, è bellissimo, mua. Mi piace un sacco. Poi ho questo di una pecora che io uso più che altro come cuscino. Abbiamo Shaun the Sheep, mi piace un sacco. E poi abbiamo questo che mi ha regalato mio cugino, bello. Praticamente tre peluche su quattro sono delle pecore. Questo vi fa capire qual è il mio animale preferito. La volpe, ovviamente. Sistemiamo tutti questi vestiti. Ok, sistemiamo le cose. Allora, questo innanzitutto non è mio, è di mia sorella. Quindi mettiamo le cose in chiaro. Se lo piega lei. Allora, questi sono dei. Allora, partiamo da questo, che è un maglione. Guardate che bello sfondo, mi piace. Che è un maglione di pile. E lo mettiamo tra i maglioni di pile. Poi, questo è un pantalone, lo mettiamo qua. Volete vedere il mio armadio? Eccolo qua. Tipo anche questa scatola qua per terra la devo rimettere su nell'armadio, mi viene da piangere, scusate. E ci aggiorniamo quando poi scoperò per terra. Ciao. Andando di là mi sono resa conto che c'è altro lavoro da fare. Piegare queste cose. Ok, bene. Queste le piego così un po' male, non me ne frega niente. Cioè, se sono mie e ci devo dormire io, anche se sono spiegazzate, a me non me ne frega niente. Quindi c'è cioè, un conto se ci deve dormire un'altra persona che magari dà fastidio, allora dici ok,
Allora te le piego bene, ma tanto ci devo dormire io, ma chi cavolo, cioè, chi se ne frega? Ora posso finalmente dire addio alle mie scarpe che si sono rotte purtroppo e ne ho già comprate delle altre, quindi queste purtroppo le dovrò eliminare. Ciao, amori miei. Queste sono le scarpe che avevo quando stavo in clinica, quindi è un grande ricordo per me. Vabbè, ci farò una foto e fine. Ok. Ah, grazie. E ok, vado a prendere una scopa. Cioè, per farvi capire che ho il ciclo, praticamente mi sono lagnata con mio padre del fatto che dovessi eliminare le scarpe. E ho detto, no, mi mancheranno troppo queste scarpe. Cioè, per farvi capire che cavolo. Comunque adesso spaziamo in tutta la stanza. Boom. A momenti buttavo giù il termosifone. Cioè, ragazzi, ho finito, guardate che spettacolo. Cioè, è meravigliosa. Mamma mia, sono troppo contenta di aver il ci... No, non è vero. Sono troppo contenta di aver messo a posto tutta la stanza. Adesso sono molto contenta e sono fiera di me. E questa è la prima cosa in una serie di giorni. È la prima cosa per cui sono fiera. E quindi penso che sia un passo avanti molto importante. Vedi, fa bene fare i video. Dovrei fare una cosa in bagno, nel senso che devo lavare il mio apparecchio che da stamattina ancora non l'ho lavato, cioè quello sta lì a momenti a muffisce, però fa lo stesso. Tanto ve lo devo mettere in bocca io, per cui che ce frega. Non fate caso al bagno, per favore, perché è in una situazione, in una condizione, è terribile. Il bagno è terribile. Dicendo, adesso laviamo il mio fantastico apparecchio. Con questo fantastico prodotto e poi lo possiamo rimettere nella sua scatolina. Comunque sì, cioè alla fine oggi comunque è stata una giornata un po' brutta, come dicevo prima, perché non mi sentivo bene. Forse perché proprio mi doveva venire il ciclo, però cioè, mi sentivo proprio male da tutti i punti di vista. E quindi mi sono messa a fare 300 cose nel giro di tipo 5 minuti e ovviamente non sono riuscita a finire niente. E quindi questa cosa mi ha fatto deprimere ancora di più perché ho detto ah ok, allora non sono capace a fare niente. Invece non è quello, è semplicemente che avevo questa sensazione, quest'ansia, ecco, per cui effettivamente non riuscivo a concentrarmi su niente, capito? È terribile. Sto asciugando tutto l'apparecchio, questa è la sua scatolina, ecco. E quindi il video di oggi si conclude qua. E niente, ci vediamo in un prossimo fantastico video. Le medicine tutte insieme le ho prese. Dai, una botta di vita.